fermato il 75enne ritenuto responsabile dell'omicidio di Leonardo Lauriano, pensionato di 88 anni di Partinico, ucciso nel 2021. Carabiniere in manette all'Licata, secondo le dichiarazioni di un pentito, prendeva soldi dal boss ai domiciliari. La Guardia di Finanza di Agrigento ha sequestrato beni per oltre 1 milione di euro ad un imprenditore contiguo a Cosa Nostra. Sono dati straordinari dei flussi turistici in Sicilia e nella provincia etnea, quelli emersi negli stati generali del turismo etneo organizzati a Trecastagni. Estate rovente a Palermo, gran caldo sulla città almeno fino al prossimo fine settimana a causa della presenza dell'alta pressione africana. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è lunedì 4 luglio. Fermato l'uomo di 75 anni ritenuto responsabile dell'omicidio di Leonardo Lauriano, pensionato di 88 anni di Partinico, ucciso con numerose coltellate lo scorso 5 novembre del 2021. Scatta la custodia cautelare per un 75enne partinicese da parte della Compagnia dei Carabinieri di Partinico, che su delega della Procura della Repubblica di Palermo applica la misura della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo. Secondo l'ipotesi accusatoria, il 75enne è ritenuto responsabile dell'omicidio di Leonardo Lauriano, pensionato di 88 anni di Partinico, ucciso con numerose coltellate il 5 novembre del 2021. Il rinvenimento del cadavere dell'anziano, avvenuto alle ore 19 circa del 5 novembre scorso all'interno del garage dell'abitazione, ha dato il via alle indagini condotte ininterrottamente fino al mese di maggio del 2022. Le investigazioni hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del presunto autore del delitto, condiviso dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare personale. In particolare, grazie agli accertamenti tecnici svolti sui reperti in sequestro, è stato possibile rinvenire tracce biologiche riconducibili alla vittima su alcuni oggetti e capi di abbigliamento appartenuti all'indagato, oltre al fatto che grazie all'esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi dell'abitazione di Leonardo Lauriano sono stati ricostruiti gli spostamenti dell'indagato il 5 novembre scorso e ne è stata documentata la presenza nei pressi della scena del crimine. Ricostruito anche il momento del delitto, riconducibile ad un forte risentimento maturato dall'indagato nei confronti della vittima per questioni economiche. Come detto, il soggetto è stato arrestato in misura cautelare e la sua posizione sarà definitiva solo dopo l'emissione di una sentenza, come prevede il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Un carabiniere in manette all'Licata, secondo le dichiarazioni di un pentito, prendeva soldi dal boss ai domiciliari. Prendeva soldi dal boss, arrestato all'alba un carabiniere nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, coordinata dall'aggiunto Paolo Guido. Sono stati i carabinieri del ROS di Palermo ad arrestare il luogotenente dell'arma Gianfranco Antonuccio, in servizio al reparto investigativo della compagnia di Licata. Il militare accusato di induzione a consegnare denaro, traffico di monete false e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli elementi a carico di Antonuccio ci sono le dichiarazioni dell'avvocato Angela Porcello, ritenuta tra i capi di Cosa Nostra Agrigentina, finita in manette in un'indagine che ha svelato il suo ruolo di intermediario con boss di spicco detenuti. La donna ha dichiarato ai PM che il carabiniere avrebbe chiesto 1.500 euro al suo compagno, il capo mafio Giancarlo Bugea, quando questi era ai domiciliari. Antonucci, incaricato di controllare che Bugea rispettasse le prescrizioni imposte dalla misura, avrebbe in cambio chiuso un occhio sul comportamento del boss. Il nome del carabiniere ricorre inoltre in diverse intercettazioni, dalle quali emergono anche i suoi rapporti con un'organizzazione di traffico di droga. L'ex penalista, oggi pentita, è stata fermata il 2 febbraio dal ROS nell'ambito dell'inchiesta antimafia Xidi, che ha confermato la leadership di Matteo Messina Denaro in Sicilia e delineato il ruolo del legale di consigliera e cassiera del mandamento di Canicattì, di cui il suo ex compagno Giancarlo Bugea sarebbe stato il punto di riferimento. Mafia. I carabinieri di Catania hanno sequestrato beni del valore di circa 300.000 euro a Salvatore Assinnata, capo della famiglia di Paternò.
Beni del valore di circa 300.000 euro sono stati sequestrati perché riconducibili a Salvatore Assinnata, 49 anni, originario di Paternò, e ai suoi familiari. Assinnata è ritenuto dagli investigatori soggetto di elevatissimo spessore criminale, inserito nel gruppo di Paternò della famiglia di Cosa Nostra Etnea Santa Paola Ercolano, all'interno del quale ricopriva incarichi di vertice. Il provvedimento di sequestro, notificato dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania, riguarda una bottega nella zona centrale di Paternò, numerosi terreni e vari rapporti finanziari. Dalle indagini negli anni è emerso il ruolo di spicco e il prosieguo dell'appartenenza al clan mafioso di Paternò di Assinnata, confermati anche dal fatto che dal carcere di Asti, dove è stato detenuto, ha continuato a impartire ordine, direttive e a muovere contestazione al figlio primogenito. Particolarmente significativo è il biasimo da parte del padre al comportamento del figlio nel 2015 in occasione dei festeggiamenti della festa patronale a Paternò, quando era stato fatto un doppio inchino con la statua di Santa Barbara sulle note del padrino dinanzi all'abitazione della famiglia. La riconducibilità della figura di Assinnata come elemento direttivo del gruppo di Paternò è riferita a vario titolo anche dai collaboratori di giustizia Giuseppe Alleruzzo, Santo La Causa e Mirko Presti. Dalle valutazioni economiche in particolare è emerso che almeno dal 2008 ad oggi Assinnata e il nucleo familiare di appartenenza hanno tratto i propri mezzi di sostentamento da redditi di provenienza illecita, mentre la pericolosità sociale, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 4 anni con obbligo di soggiorno, si è manifestata nel corso di tutta la sua storia criminale, come si evince dalle numerose condanne irrevocabili collezionate, 4 delle quali per associazione di tipo mafioso. Da ultimo Assinnata, arrestata a marzo 2013 per estorsione aggravata per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza, lo scorso 10 giugno è tornato in libertà. E ancora a cronaca, la Guardia di Finanza di Agrigento ha sequestrato beni per oltre 1 milione di euro ad un imprenditore ritenuto contiguo a Cosa Nostra. I militari della Guardia di Finanza di Agrigento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni nei confronti di un imprenditore edile sottoposto a procedimento di prevenzione perché ritenuto contiguo a Cosa Nostra. Il provvedimento cautelare è stato emesso alla sezione penale misure di prevenzione del Tribunale del Capoluogo Siciliano su proposta della Procura della Repubblica di Palermo, direzione distrettuale antimafia. L'imprenditore è stato arrestato nel 2018 ed è imputato, con sentenza di condanna in primo e secondo grado, per il reato di favoreggiamento personale aggravato per aver aiutato un noto pregiudicato mafioso della provincia di Agrigento ad eludere le investigazioni a suo carico. Le attività investigative delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, che hanno condotto all'emissione del provvedimento ablativo, sono consistite nella messa a sistema del compendio indiziario raccolto nei confronti dell'imprenditore al fine di tracciarne il profilo soggettivo e nel contestuale monitoraggio degli investimenti e delle correlate variazioni finanziarie e patrimoniali sue e del suo nucleo familiare, effettuate nel periodo in cui si relazionava con gli ambienti di Cosa Nostra, raffrontati con la capacità reddituale dichiarata dallo stesso e dai suoi congiunti nello stesso periodo. L'indagine ha consentito di ricostruire gli asset patrimoniali e le disponibilità finanziarie riconducibili all'imprenditore anche indirettamente, perché formalmente intestati a propri familiari, nonché individuare tra questi quelli acquisiti in un periodo in cui la redditività manifestata non giustificava la disponibilità delle risorse necessarie per questi investimenti, consentendo di attivare la presunzione che si trattasse di fondi di provenienza illecita. Il patrimonio sequestrato è costituito dal compendio aziendale di una ditta agrituristica e di un'impresa commerciale, appezzamenti di terreno, polizze assicurative e depositi bancari per un valore complessivo stimato in oltre 1.100.000 euro. Voltiamo pagina. Sono i dati straordinari dei flussi turistici in Sicilia e nella provincia etnea, non più esclusivamente durante la stagione estiva, a testimoniare l'ottimo lavoro svolto sia a livello regionale che provinciale nel comparto turistico. Da questi numeri è partito il confronto fra politica, associazioni di categoria e operatori del settore agli stati generali del turismo etneo organizzati a Trecastagni. Assessore Messina, la campagna Sì Sicilia ha segnato una svolta nella promozione del brand Sicilia?
Beh sì, devo dire di sì, è stata decisamente determinante, soprattutto in un periodo difficile come quello che abbiamo attraversato. Abbiamo riposizionato il brand Sicilia grazie a Sea Sicily e credo che i numeri oggi ci danno ragione, per cui assolutamente sì, non posso che essere contento di quanto fatto e quanto lavorato sul progetto appunto Sea Sicily. C'è stato anche un incrocio di richieste da una parte il turismo, dall'altra parte invece il sostegno alle imprese? Ma sì, siamo riusciti a coadiuvare entrambe le cose, come dicevo prima, in un periodo molto difficile per il settore del turismo. Il Sicily ha dato una grossa mano, una boccata d'ossigeno a tutto il settore del turismo, tutta la filiera, partendo dagli alberghi, B&B, affittacamere, piuttosto che guide turistiche, agenzie di viaggio e tour operator, e in più abbiamo offerto servizi gratuiti ai turisti che oggi arrivano in Sicilia potendo usufruire di una notte gratis e tanti altri servizi come uno sconto fino a 200 euro sul volo aereo. La Sicilia è in grandissima crescita turistica, con i dati in incremento significativo rispetto anche al 2019, che rappresentò l'anno record per la Sicilia. Stessa cosa accade all'interno della provincia di Catania, con alcuni dati in netta crescita rispetto all'anno record che anche per Catania è stato il 2019. Questo è stato reso possibile grazie a un lavoro sinergico fra la regione siciliana, nel caso specifico anche fra il comune di Catania, che ha realizzato alcune iniziative assolutamente innovative a livello nazionale. Penso ai 3 regolamenti sul turismo congressuale, sul turismo sportivo, sul turismo scolastico, attraverso i quali con 1 milione di euro di stanziamento annui abbiamo elargito contributi a fondo perduto per tutti gli eventi organizzati in provincia di Catania in base al numero dei pernottamenti determinati all'evento. Tutto ciò ha permesso alla nostra città, alla nostra provincia di vincere la sfida competitiva per l'organizzazione di eventi congressuali o sportivi rispetto ad altre città della nostra nazione, determinando nuovi flussi turistici aggiuntivi e nuovi pernottamenti. Ecco perché credo anche all'interno di un ente locale si possa svolgere una funzione importante che determina nuovi pernottamenti all'interno della nostra regione. Siamo orgogliosi di questo. Parlando di turismo etico-religioso, vorrei citare la presenza nel nostro territorio di Muni Sigona, che ha vinto, l'ideatrice della casa di Toti, ideata e realizzata su Modica, che ha vinto il primo premio di Confindustria su impresa e donna 2022, proprio per aver pensato un albergo etico. È un albergo in cui i lavoratori dipendenti sono ragazzi con disabilità, molti di loro con autismo, e quindi inducendoli a rendere all'autonomia per quella che appunto viene conosciuto come il dopo di noi. Estate rovente a Palermo, cielo sereno, poco nuvoloso e gran caldo sulla città, almeno fino al prossimo fine settimana, a causa della presenza dell'alta pressione africana. A farla da padroni, sole e caldo africano in Sicilia anche agli inizi di questa settimana, con un ulteriore aumento delle temperature a causa dell'ennesima fiammata di aria molto calda dall'entroterra nordafricano. Uno scenario, dice il meteorologo Gaetano Genovese, che favorirà condizioni di afa lungo le coste, dove le temperature minime saranno particolarmente elevate, mai al di sotto dei 25-27 gradi, con notti tropicali. I valori massimi, invece, tra martedì e mercoledì, potranno facilmente superare i 40 gradi nelle zone interne dell'isola. Stando alle missioni odierne dei nostri modelli, continua l'esperto, è però atteso un importante cambio di scenario. Tra venerdì e sabato, infatti, aria più fresca ed instabile proveniente dai quadranti settentrionali potrebbe interessare la Sicilia, recando un diffuso calo delle temperature ed il ritorno di qualche rovescio o temporale. Per quanto riguarda le condizioni meteo di Palermo, cielo sereno o poco nuvoloso e gran caldo sulla città, almeno fino al prossimo weekend, a causa della presenza dell'alta pressione africana. Una graduale diminuzione delle temperature, conclude Genovese, potrebbe concretizzarsi tra venerdì e sabato, quando aria più fresca proveniente da nord potrebbe interessare la città. I valori massimi di temperatura arriveranno a sfiorare i 37 gradi durante la giornata di giovedì, mentre le minime non scenderanno mai al di sotto dei 25 gradi fino a venerdì. L'ASP di Palermo ha rimodulato gli orari ed i giorni di apertura al pubblico dei servizi dedicati sia agli screening di massa con tamponi antigenici in modalità drive-in, sia per le vaccinazioni anti-Covid. Rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico per l'ASP di Palermo. Riorganizzati sia gli screening di massa con tamponi antigenici in modalità drive-in, sia le vaccinazioni anti-Covid.
A Palermo, nel presidio di Villa delle Ginestre in via Castellana, la struttura dedicata alla somministrazione del vaccino sarà aperta nelle giornate di mercoledì dalle 15 alle 20, giovedì dalle 9 alle 14 e venerdì dalle 15 alle 20. In provincia, invece, le vaccinazioni verranno somministrate in 9 sedi. A Cefalù, in via Aldo Moro, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 14. A Partinico, nei locali dell'ex pretura, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14. A Corleone, nel centro unificato vaccinazioni di Piazzale Danimarca, il martedì dalle 8 alle 13. A Bagheria, in piazzetta Liz 14, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14. All'Ercara Friddi, in via Salvo d'Acquisto, il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18, mentre a Termini Merese, nel centro vaccinale dell'Unità Operativa Territoriale di Prevenzione, il mercoledì e il sabato, a partire dalla prossima settimana, dalle 9 alle 14. A Misilmeri, nel centro vaccinale dell'Unità Operativa Territoriale di Prevenzione, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 14. A Petralia Sottana, nel centro vaccinale, il lunedì dalle 8 alle 14 e giovedì dalle 14 alle 17.30. E a Carini, nel centro commerciale Poseidon, il sabato per gli adulti dalle 12 alle 18, mentre per le vaccinazioni pediatriche il secondo e il quarto sabato del mese dalle 8 alle 12. Per quanto riguarda i drive-in per la somministrazione del tampone antigenico, ovvero il tampone rapido, saranno attivi due servizi a Palermo e sette in provincia. In città, la sinergia tra la Casa del Sole e la Villa delle Ginestre consente di coprire l'intera settimana, ad eccezione della domenica. La nuova organizzazione prevede l'apertura di Villa delle Ginestre lunedì dalle 9 alle 14 e martedì dalle 15 alle 20, mentre Casa del Sole mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 14, venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 9 alle 14. In provincia saranno attivi i drive-in di Partinico martedì e giovedì 9.14, Corleone lunedì e giovedì 9.14, Bagheria lunedì e giovedì 15.20, L'Ercara Friddi venerdì 9.14, Misilmeri lunedì e giovedì 9.14, Carini lunedì e giovedì 9.14 e Cefalù mercoledì e sabato 9.13. Un centinaio di diaconi permanenti con le loro famiglie hanno partecipato alla 20ª festa regionale dei diaconi al seminario vescovile di Caltanissetta. Il convegno annuale dei diaconi è stato organizzato dal Centro regionale per la formazione del clero della Conferenza Episcopale Siciliana. Da 20 anni le chiese di Sicilia promuovono l'incontro con i diaconi e le loro spose. Ci ritroviamo qui a Caltanissetta perché Monsignor Russotto, allora primo direttore del Centro Madre Buon Pastore, pensò a questa giornata, a questa festa per i diaconi e le loro spose. A che cosa serve il diacono in Sicilia? Io penso che la cosa più importante sia che il diacono serva a riannodare i legami, a far sì che tra il presbiterio, il vescovo e tutto il popolo santo di Dio ci sia unità, comunione. Il diacono, che è il ponte tra l'altare e la strada, è chiamato a riportare tutti coloro che in realtà ancora non hanno incontrato il Signore a Lui. E questo con quella capacità di servizio verso gli ultimi, i poveri, che contraddistingue innanzitutto il suo ministero. Ecco, è bene che oggi i diaconi prendano sempre più coscienza che in questo percorso che la Chiesa ha avviato si mettono, diciamo, in discussione per un cammino sinodale di fraternità e quindi di poter camminare insieme e di poter condividere insieme la propria diaconia a servizio della comunità. Pertanto è necessario mettere in atto processi sinodali che coinvolgono i diaconi e soprattutto le famiglie dei diaconi, per poter fare rete tra le famiglie e rete tra i diaconi. Credo che oggi la sfida che i diaconi devono affrontare è proprio questa, di avere questa capacità di potersi confrontare, ascoltarsi e condividere insieme tutto quello che oggi la Chiesa ci chiama ad essere nella società di oggi. Il diaconato in Sicilia è una realtà che vive e opera testimoniando la diaconia della carità. Già da molti anni nella Chiesa siciliana sono presenti diaconi permanenti, una riscoperta che il Concilio Vaticano II ci ha consegnato
E il compito dei diaconi permanenti è ricordare a tutti, ai presbiteri, ai vescovi, ai consacrati, quanto sia importante il servizio della carità. Mantenere viva la memoria del servizio e della carità significa rendere fecondo il Vangelo. E nella Chiesa vi è già una grande presenza, in tutte le diocesi quasi, del diaconato permanente, perché la Chiesa crede nella figura del diacono, perché ci ricorda Cristo servo. Il servizio è un atto d'amore a Dio e ai fratelli, perciò i confratelli diaconi hanno come prima missione questo compito di ricordare a tutti che la fecondità del Vangelo si esprime con il servizio come atto di amore, ma anche con ricchezza di umanità. A Messina Marcello Scurria lascia la presidenza di Arisme, l'agenzia per il risanamento, 4 anni dopo la sua costituzione. L'addio è stato ufficializzato nella sala giunta alla presenza del sindaco Federico Basile. Il mio bilancio a detta è positivo e ora voglio tornare a fare quello che facevo, che ho fatto da 35 anni, cioè l'avvocato. Dal 2018, nascita di Arisme, sono state 350 le case consegnate. Io ho fatto il mio tempo. Poi quando le persone dicono vogliono rimanere attaccati alla poltrona, giusto come se ci fosse un problema, io ho messo a disposizione e sono orgoglioso, come dire, la mia idea prima e poi le mie modeste conoscenze per proprio creare dal nulla intanto un ente che è l'Arisme, che è la nostra agenzia per il risanamento, che mi permetto di dire che è il fiore all'occhiello della precedente amministrazione, ma anche di questa, perché è un ente virtuoso, un ente che non ha fatto sprechi. Ma questo potrebbe non bastare, dovrebbe essere un prerequisito, è chiaro. E comunque l'idea originaria, cioè quella di avere un soggetto unitario che si occupasse finalmente solo ed esclusivamente del risanamento. L'agenzia ha lanciato anche un modo nuovo di gestire il risanamento, sì. Grazie anche alle risorse adesso in arrivo dallo Stato, ma anche prima l'impostazione che avete dato sul territorio. Io sono assolutamente d'accordo e noi non solo l'abbiamo pensato insieme a De Luca, che nel settembre del 2018 pubblicò lui il primo bando, forse addirittura agosto del 2018, poche settimane dal suo insediamento, pubblicò questo bando per reperire, organizzò in questa stessa sala un incontro con tutte le agenzie immobiliari. Sì, è vero, rispetto alle aspettative e anche al numero di alloggi sfitti e vuoti che ci consegnano gli studi qui a Messina, si parla di 30.000, certo magari il segmento che cerchiamo noi è un numero inferiore, però finalmente si è capito una cosa, si è capito che il problema delle baraccopoli non è solo un problema abitativo. Io ho detto nel corso di questi anni primum vivere, nel senso che prima di tutto la casa, ma non può bastare, è perché il problema va oltre l'abitazione. Gesualdo Bufalino, la letteratura e la giurisprudenza, nell'ambito della seconda edizione del Festival Culturale L'Ingegnere di Babele a Comiso, l'interessante incontro con esperti giuristi analizzando le menzogne della notte con cui l'autore siciliano vinse il premio Strega. Sì, in effetti questa è stata una straordinaria occasione di incontro e su molteplici temi che naturalmente poi confluiscono tutti straordinariamente nella letteratura di quest'autore così per noi particolarmente amato, naturalmente anche per ragioni territoriali, ma che è amato in realtà in tutto il mondo. E per quanto riguarda la mia attività, la mia professione, io sono sostituto procuratore presso la Repubblica di Ragusa, è stata un'occasione di incontro ma anche giuridica di approfondire i temi che sulla scorta della evocazione delle menzogne della notte che riguardano particolarmente il diritto al silenzio e quindi il diritto per ciascun imputato di scegliere come manifestazione della propria libertà morale quale sia la propria strategia difensiva che potrà
fornire o decidere di non fornire tacendo nel processo penale dinanzi all'incolpazione che l'autorità giudiziaria avrà formulato a suo carico. Le misure alternative alla detenzione, i progetti di recupero sono fondamentali per restituire l'umanità al detenuto. Il carcere è disumanizzante, il percorso di recupero riumanizza e una volta riumanizzata qualunque persona, qualunque essere umano recuperato ha pieno diritto ad entrare nella società. Rapporti a diritto e letteratura sono in realtà, per quanto strano possa sembrare, strettissimi. È una delle tante cose che sono partite dall'Europa, poi sono state riscoperte in America sono diventate famose, almeno dalla seconda metà del Novecento in poi sono fiorite in America delle cattedre nelle law school di diritto e letteratura, e poi questa onda lunga è rientrata qui da noi oggi. Qui in Italia ci sono ben due società di diritto e letteratura. Le ragioni di questo rapporto sono tantissime. La prima è l'attenzione nei confronti del linguaggio. In realtà, a ben vedere, sia i letterati che i giuristi lavorano con la lingua. E qua c'è da registrare in effetti una cosa curiosa, c'è una certa diffidenza della letteratura nei confronti del diritto. Da questo punto di vista il racconto, lo splendido racconto di Bufalino di cui abbiamo parlato stasera costituisce davvero una meravigliosa eccezione. In realtà c'è una certa diffidenza della letteratura nei confronti del diritto. Il diritto è visto spesso e volentieri come qualcosa di arido, troppo attento al particolare, alla concretezza della vita rispetto al respiro che può avere un testo letterario. È ovviamente una falsa impressione. Qua ritorna utile quello che diceva Aristotele nella Poetica, quando diceva che la poesia è più filosofica della storia, perché riguarda l'universale, mentre la storia riguarda il particolare. Ecco, tra letteratura e diritto vi è un rapporto di reciproca, si fecondano reciprocamente questi campi in realtà, e per un giurista è quanto mai necessario confrontarsi con i testi letterari, non tanto per guardare semplicemente altrove o per puro gusto di erudizione, ma perché in realtà non c'è modo migliore per scoprire che cos'è veramente il diritto che guardare fuori dal diritto. Insomma, si trovano tante cose e la letteratura restituisce la complessità della vita, del mondo, che poi il diritto è chiamato a regolare. E con il dialogo immaginario tra Gesualdo Bufalino ed Elvira Sellerio si è conclusa la seconda edizione dell'Ingegnere di Babele, promosso dalla Fondazione Bufalino a Comiso. Credo che, insomma, anche se una rassegna ha bisogno di un periodo di rodaggio di 3-4 edizioni, insomma, queste prime due, quella di quest'anno e quella dell'anno scorso, hanno dato dei risultati soddisfacenti in termini di partecipazione, in termini anche di qualità dei risultati raggiunti, quindi possiamo essere, insomma, soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Credo che abbiamo perseguito anche il fine ultimo istituzionale della Fondazione, che è quella di rendere vivo, presente tra noi, con noi, questo straordinario scrittore, uno dei più importanti del Novecento italiano. È un libro che è la storia tra un padre e figlio dentro la storia dell'isola, cioè praticamente c'è questo dialogo, la perdita di mio padre, nasce questo dialogo che però non è soltanto un dialogo con mio padre ma con tutti i padri della Sicilia, e quindi diventa così un corale. E soprattutto è un dialogo che parte dai margini, perché racconta di persone marginali che vivono ai margini, che si cercano di riscattarsi in questa Sicilia che è un poli oscura, cioè, più che altro ruota tutto attorno a quel gioco, a quello scambio infatti c'è un libro molto dialogante, ricco di maschere proprio, e anche di personaggi un po' verghiani, che un po', diciamo, cercano appunto di dialogare con tutta questa terra che ci sta attorno. Però non è un libro, si parla di lutto, ma non è luttuoso, è molto intriso di ironia, è molto positivo, io penso. L'Ingegnere di Babele si conferma un appuntamento importante
della Fondazione Bufalino, quest'anno ha voluto scommettere su linguaggi e su autori diversi. Nel caso appunto di questa sera, anche lo spazio offerto ad un poeta contemporaneo tra i più promettenti e in gamba del panorama nazionale, un poeta molto particolare che magari va in una direzione diversa rispetto ai preziosismi linguistici di Bufalino, ma che sa raccontare, scavandolo nell'abisso della propria profondità, il suo essere dolente, ma anche il dolore di una terra intera, qual è la Sicilia. Sport calcio, sono felice, orgoglioso e commosso a dirlo. Dario Mirri, presidente del Palermo, nel corso della conferenza stampa indetta per ufficializzare il passaggio di proprietà del club rosanero al City Football Group dello Sheikh Mansour. Ho compiuto il desiderio che ho avuto 3 anni, quello di fare tutto quello che potevo, e ora ho la felicità di dare il Palermo nelle migliori mani possibili, ha aggiunto Mirri. Il City Group è il massimo per me, non tanto per gli aspetti economici, ma perché il City ci darà una migliore organizzazione, avrà un futuro messo in sicurezza il Palermo. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.